uno dietro l'altro in fila. Gli uomini dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno raggiunto così, nella notte, dopo ore di cammino, l'hotel Rigopiano di Farindola, a 1200 metri di altitudine sul versante pescarese del Gran Sasso, travolto ieri da una valanga provocata, molto probabilmente, dalle ultime scosse di terremoto. Il buio e una bufera di neve fortissima hanno bloccato la colonna dei soccorsi lungo la strada e allora sono scesi dalle auto e hanno messo gli sci. Sono arrivati all'albergo poco dopo le 4 del mattino e questo è lo scenario che si sono trovati di fronte. Mettetevi più sopra e contatevi! Chiaro? Sbrigatevi, stiamo morendo di freddo, ha scritto in un SMS inviato ai soccorritori un cliente dell'albergo. E di ospiti all'hotel Rigopiano ce n'erano una ventina, anche alcuni bambini, più il personale, in tutto 30 persone. Due di loro sono state tratte in salvo quasi subito, mentre un uomo è stato estratto senza vita dalle macerie e la neve. Di tutti gli altri non si sa ancora nulla, nessun lamento, nessuna voce, nessuno che risponde ai richiami degli uomini dei soccorsi. Queste sono le immagini arrivate poco fa che mostrano l'interno dell'albergo, la distruzione, i corridoi e le stanze invase dalla neve. I soccorritori sono riusciti ad entrare solo dopo essersi aperti un varco, scavando per ore, anche a mani nude. La colonna mobile, con il grosso dei soccorsi, preceduta da una turbina spazzaneve, è arrivata dopo ore di viaggio davanti all'albergo, solo poco fa, alle 11.30. Una combinazione mortale di valanghe e terremoto. L'hotel Rigopiano non c'è più, come mostrano queste riprese effettuate dall'alto da un elicottero della Polizia di Stato, il primo che è riuscito ad alzarsi in volo dopo la bufera di neve.